Josef Aloysius Ratzinger, Benedetto XVI, l'intellettuale, il teologo, il musicista, il filosofo. Prima di lui e dopo di lui, due papi moderni, viaggiatori, capaci di confrontarsi coi media, e al centro lui, riflessivo, sfuggente, il papa meno definibile e quello ancora da capire. Lui con la fama di conservatore e che ebbe il coraggio di fare un atto rivoluzionario, il papa emerito, un uomo che più che rifiutarle ha incarnato le sfide della modernità e tutte le sue contraddizioni. Dalla prima giovinezza nella Baviera hitleriana, quando già vive il contrasto tra la fede della propria famiglia e un regime di odio, fino al cammino universitario a Frisinga e poi a Monaco. Nel 62, all'apertura del concilio, il giovane Ratzinger è vicino ad Hans Küng, a fama di riformatore. Quando diventa cardinale e quindi prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede nell'81, lo stesso Ratzinger diventa per tutti il difensore della dottrina. Fino al 2005, quando apre il conclave che lo eleggerà Papa con un'omelia contro la dittatura del relativismo. Riformatore, conservatore, per Ratzinger la contraddizione non c'è. La strada tracciata dal concilio è sempre quella di un ritorno alle origini e a un messaggio che non cambia nei secoli. Continuità che spiccherà fin dal recupero di abiti, pastorali, cappelli caduti in disuso da decenni. È solo il segno di una Chiesa che si conserva se stessa nel XXI secolo. Ma la modernità incalza. Quello è anche il secolo degli orrori della pedofilia, per contrastare la quale proprio lui imporrà di segnalare i colpevoli alle autorità civili. Il secolo del terrorismo e della criticata Lectio Magistralis a Ratisbona, delle contestazioni all'Università La Sapienza e dello scandalo VatiLeaks. La modernità pesa sul discorso dell'11 febbraio 2013, in cui Papa Benedetto rinuncia perché, così dice in latino, nel mondo di oggi, per governare la barca di San Pietro è necessario vigore. E Ratzinger sente di non averlo più. Eppure, negli anni passati da Papa emerito e nella capacità di dimostrare che anche davanti all'immagine inedita di due papi a colloquio la Chiesa non crolla, c'è l'ultima lezione del grande teologo. Novità e eternità possono convivere.